Un riconoscimento per l'impegno sportivo, ma soprattutto sociale, da 40 anni al servizio di Trani e della Puria. Conferita la stella di bronzo al merito sportivo alla SD Atletica Tommaso Assi, la polisportiva tranese, che proprio quest'anno celebra i 40 anni dalla sua fondazione, in memoria dell'indimenticato mezzofondista e allenatore tranese di atletica Leggera italiano Tommaso Assi. Il riconoscimento arriva dal nel giorno della presentazione della tredicesima edizione della Trani in corsa Alf Marathon Tappa della Corri Puglia 2023 in programma nel weekend a Trani. La stella di bronzo al merito sportivo. È motivo d'orgoglio, ma soprattutto un ulteriore motivo per proseguire la strada che unisce sport e sociale. A servizio dello sport perché effettivamente quello che abbiamo cercato di fare in questi 40 anni è che continueremo a fare esattamente questo: una, una missione, una missione per i, i nostri atleti e quindi dal punto di vista agonistico nel, nella competizione, nel divertirsi, ma una missione anche da un punto di vista uh, sociale. Quest'anno abbiamo questa Partnership con, con la LILT, con, con, rappresentata dal professor Schittulli, ma ogni anno ci piace sposare una causa perché lo sport è anche questa una missione. E proprio Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT, nonostante l'assenza, ha voluto mandare un messaggio per commentare il significato della partnership con la Tommaso Assi. L'attività fisica, e quindi lo sport, è uno dei tre pilastri. Del, della prevenzione primaria insieme alla lotta al tabagismo e alla corretta alimentazione. La regolare attività fisica impedisce anche, eh, di, o rallenta il processo di sviluppare determinate patologie, e qui è una forma quindi davvero di prevenzione. La stella di bronzo al merito sportivo è stata consegnata dal presidente regionale del CONI, Angelo Giliberto. Il CONI dà questo riconoscimento alla Tommaso Assi perché è un'associazione che fa sport a 360 gradi, dai bambini. Agli adulti, ma toccando anche punte di vertice nelle organizzazioni, basti pensare ai 25 anni del trofeo Tommaso Assitrani, dove è intitolata questa polisportiva, e che è uno sportivo che ha dato lustro e prestigio alla nostra, alla nostra comunità sportiva. Quanto alla manifestazione sportiva, anche quest'anno la Trani in corsa fa il pieno di partecipanti con iscritti in arrivo da tutta Italia. Per la verità abbiamo cominciato lo scorso, lo scorso weekend, mi piace ricordarlo perché abbiamo portato a Trani 453 atleti provenienti da 15 regioni. Continueremo questa, questa settimana, questo weekend, abbiamo 1200 iscritti nella mezza maratona della domenica, oltre 1000 iscritti in quella, nella TriNet Run che è ormai diventato un appuntamento fisso per le famiglie.